lo sport più bello del mondo in una rassegna di opere d'arte e foto storiche. È quanto recita la locandina della mostra I Love Basket, che ha già aperto i battenti per chiuderli il 24 settembre. Quasi 4 mesi di tempo per poter ammirare quadri, immagini e oggetti che hanno come tema principale la pallacanestro, dal momento in cui fu inventata ad oggi. Un velocissimo viaggio nel tempo pieno di curiosità ed aneddoti che saprà catturare le attenzioni non solo degli appassionati della pallaspicchi. I Love Basket, fortemente voluta dall'assessore Bruno Ialuna, si trova nei locali del MOCA a Montecatini Contemporary Art. L'ingresso è gratuito. La rassegna si propone come evento collaterale del Maxi Basketball FIBA, i campionati del mondo di pallacanestro per ex giocatori over, in programma proprio nella cittadina termale a cavallo fra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Si possono ammirare 30 pezzi, opere d'arte, foto storiche e foto d'arte realizzate da grandi artisti da tutto il mondo. Ci sono le opere di Obeijant, ci sono le opere del più grande fotografo d'arte, penso che ci sia in Italia, e di basket, che è Alessandro Ricciardini di Venezia. C'è una tela enorme di oltre 5 metri di Massimo Biagi. Ci sono delle foto storiche di basket giocate in luoghi incredibili come l'Arena di Verona e Piazza San Pietro. E poi c'è una chicca sul presidente Ciampi, che giocava a basket, lui livornese puro sangue, nel Cuspise. Qualche altro aneddoto di queste foto? Ci sono appunto foto di grandi dell'arte mondiale come Jonas Mekas o Milivoj Udzelak. C'è una maglia d'artista di Landon Carà, che poi è la maglia oramai, la divisa della mia squadra, l'Esteros Blu Montecatini. C'è anche il programma della famosa amichevole giocata dall'autentico Dream Team nel Principato di Monaco il 21 luglio del 1992. Questa mostra sarà visitabile quando? Sarà visitabile fino al 24 settembre, il MOCA è aperto tutti i giorni tranne il lunedì, tutte le mattine, più il sabato e la domenica pomeriggio, e anche in estate, anche il mercoledì in occasione delle sere d'estate a Montecatini. Gratuita? L'ingresso è offerta, come sempre, al MOCA. Beh, complimenti a Bruno Ialuna, complimenti al Comune di Montecatini, che è sempre molto attento non solo ai temi molto importanti dell'amministrazione normale della città, ma anche ai temi sociali, ai temi culturali, e Bruno Ialuna con questo museo ne è la massima espressione. Quindi complimenti, è un piacere rivedere tante foto riferite a periodi diversi. C'è anche una foto mia e di Andrea Nicolai che mi fa particolarmente piacere, perché il basket a Montecatini ha avuto apici che attualmente purtroppo non ha. Bruno è un grandissimo appassionato di delle discipline artistiche, ha portato avanti questa grande iniziativa del MOCA, e portare le foto d'artista, portare delle opere d'arte sul basket a Montecatini al MOCA è veramente una cosa molto, molto bella, molto, molto importante, anche in relazione poi ai mondiali di Maxi Basket che ci saranno a Montecatini.